Ok, ciao, sono appena arrivato adesso da casa, ho fatto il tragitto fino vicino alla fermata, devo prendere la fermata del pullman, la fermata Corsica, che è in Corso Corsica, angolo Corso Giambone. È molto difficoltosa, è difficoltosa persino per chi vede. Per chi non vede, adesso vi faremo vedere, sembra un gioco di parole, la difficoltà che si incontra. Ok, andiamo, siamo vicini all'angolo e andiamo. Ok, sentite che c'è l'angolo, adesso ci approfondiamo al passaggio pedonale. Ovviamente ascolto il traffico, sento che è trasversale a me e quindi capisco che ovviamente ho il rosso. Aspettiamo un attimo che finisca il traffico, attraversiamo e andiamo a cercare di prendere la fermata, di prendere il 74. Questo video lo invierò sicuramente alla GTT, perché ho già mandato alcune mail, però forse vedendo capiranno che le difficoltà esistono davvero, non è solo una lamentela tanto per. Adesso c'è poco traffico, vediamo se riusciamo a capire. No, è ancora trasversale. Sempre trasversale. Lungo questo semaforo, d'altronde è un incrocio grande. Ecco, adesso le macchine stanno iniziando, sì, il traffico è iniziato longitudinale. Vado avanti, mi appropingo a cercare la fermata. Allora, qui devo sentire la banchina che dovrei. Ecco, qui c'è la banchina. La fermata è prima e più avanti, non è proprio più in basso. Quindi io cerco di salire. Ovviamente, e qua c'erano anche le macchine parcheggiate. Sentite, guardate qui l'erba alta, tutto storto, la pavimentazione. Davvero, io perché ci vengo spesso. E quindi la conosco e faccio attenzione, ma qui deve salire per la prima volta, è praticamente impossibile, il terreno è tutto disestato, ma qui c'è l'albero per fortuna. Rendetevi conto di che difficoltà devo incontrare, ho paura di cadere, non puoi neanche andare giù dalla banchina perché guardate che traffico che c'è, un traffico davvero veloce. Corrono come matti e adesso siamo vediamo, dovrei incontrare il bidone dell'immondizia. Ok, il bidone dell'immondizia è qui, io mi devo propinguare alla pallina del delta. Ok, è qua, c'è un tassi d'accordo con diciamo, gli autisti dei pullman, che quando io adesso cerco la palina, ecco qua, cerco, ecco, la riconosco perché è il classico triangolo qui a Torino, mi appropingo qui davanti, cerco di capire dov'è il gradino e lo aspetto qui. Quando il pullman arriverà, quando Guido vedrà un cieco con un bastone bianco che non è qui a pescare, ma ovviamente serve per capire dov'è, il pullman si fermerà proprio qui davanti a me e mi farà salire. Poi la prossima volta vi faccio vedere, vi faremo vedere appunto come la gentilezza, l'educazione e la disponibilità di tutte le persone che guidano i pullman, perché appena aprono la porta davanti a me mi diranno che numero è il pullman e subito mi chiederanno dove voglio scendere. Ma questo alla prossima puntata. Intanto avete visto la difficoltà che c'è qui a trovare questa fermata.